Salve a tutti e tutte. Intanto per dare, portare l'adesione nel senso della disponibilità completa per quanto riguarda la Rifondazione Comunista al lavoro di raccolta di firme di costruzione della campagna. In 5 minuti io voglio dire solo 3 cose rapidissime. La prima, è del tutto evidente che il combinato disposto tra modifiche costituzionali, leggi elettorali e modifiche costituzionali fatte prima, col pareggio di bilancio in Costituzione, determinano il rovesciamento di quello che era la Costituzione italiana e il suo spirito. Perché noi ci troviamo davanti a uno stravolgimento della Costituzione, delle regole, dei bilanciamenti tra i poteri, ma ci troviamo anche davanti all'incorporazione delle politiche neoliberiste nella Costituzione. Noi avevamo una Costituzione in qualche modo che aveva al centro i bisogni sociali e lo sviluppo della personalità. Oggi noi ci troviamo con una Costituzione che ha al suo centro il pareggio di bilancio, che data la condizione significa obbligare qualsiasi governo a far politiche. Lo stravolgimento è completo, è completo. Io penso, e poi c'è tutto quello che c'è oltre, la mia opinione è che la forma di distruzione della democrazia odierna non sia tanto lo stravolgimento delle forme, ma sia la sovrapposizione alla sovranità dei popoli di norme non modificabili attraverso la modifica della Costituzione, come abbiamo detto, la costruzione dei trattati europei che obbligano a politiche neoliberiste e la prossima, speriamo di riuscire a fermarla, ma approvazione del TTIP, del Transatlantic Trading Investment Partnership, che costituisce una sorta di super costituzione, una gabbia di ferro dentro cui i popoli possono esprimere la sovranità. Loro non aboliscono l'esercizio del voto, loro racchiudono l'esercizio del voto dentro decisioni già assunte. Quindi siamo al superamento della Rivoluzione Francese, non c'è più la sovranità popolare. Io penso sul serio, no, questa è così, è la così. Allora, se questa cosa ha qualcosa a che vedere con la realtà, io penso che il nodo fondamentale della campagna debba essere questo. Adesso il professor Maddalena molto autorevolmente, ma io penso che noi dobbiamo fare la campagna dicendo: guardate Renzi sta facendo cosa gli ha chiesto Lehman Brothers. Esattamente. Cosa gli ha chiesto Lehman Brothers? Lo fa quando permette la distruzione del sistema bancario italiano, perché questo sta permettendo, a mio parere, oggi, ma lo fa nella modifica della Costituzione, nel senso che chiedono i grandi potentati economici e finanziari che trovano nelle Costituzioni nate dopo la Resistenza, dopo la guerra antifascismo, uno Stato. Quindi io penso, noi non dobbiamo cadere nella trappola del plebiscito, come vuole Renzi, Renzi sì, Renzi no, la governabilità. Io però penso che noi dobbiamo nemmeno rimanere ingabbiati nella lettera dei quesiti e della modifica. Noi dobbiamo denunciare quello che sta avvenendo, che è la sostanza. Senza mezzi termini. E io penso che questo è il messaggio fondamentale. E io penso che si possa intrecciare bene con l'elemento della costruzione, della raccolta di firme su altri referendum che riguardano le materie sociali, perché è del tutto evidente che il tema della democrazia da solo non è in grado di mobilitare le coscienze. Noi siamo dentro una regressione, mi verrebbe da dire antropologica, ma insomma pesantissima del paese, in cui noi dobbiamo tenere assieme la questione sociale con la questione democratica e l'individuazione, chiedo scusa, della brutalità dell'avversario. L'avversario sono le grandi banche, i grandi multinazionali che sono effettivamente all'origine di questa terra. E penso che va costruito questo schema perché altrimenti noi siamo i vecchi contro i giovani, dove Renzi è giovane, la conservazione contro l'innovazione. Noi dobbiamo dire che siamo il basso contro l'alto e il basso che ragiona contro l'alto che prova a fare un colpo di mano. Credo che questo debba essere l'unico. Finisco sull'ultima cosa. Io penso che noi dobbiamo fare i comitati, e qua voglio prendere un impegno e vi chiederei di segnalarmi se vi sono dei problemi. Noi dobbiamo fare una rete di comitati la più ampia possibile, la più plurale possibile,
bisogna evitare, lo dico io, che le forze politiche che partecipano a questo movimento più generale, che ha un obiettivo fondamentale, impedire questa, la vittoria del plebiscito da parte di chi vuole fare questo stravolgimento, bisogna evitare che le forze politiche o sindacali o che altro che partecipano a questo lo facciano mettendo il cappello sopra. Fermi. Lo dico perché penso che ci bisogna costruire un equilibrio in cui è evidente che ogni forza politica o sindacale o quant'altro connetterà, farà la sua battaglia politica, dirà la sua, ma penso che dobbiamo essere attentissimi a sapere che c'è un bene comune che va oltre gli interessi di ogni singola forza politica, ed è il fatto di riuscire a costruire i comitati in forma plurale, non è probabilmente un terreno di occupazione, di riuscire a costruire un'articolazione del no, perché non tutti la penseranno come la penso io, certo, per poter vincere il referendum, altrimenti dubito che lo vincerà. Quindi io penso che questo va fatto in forma molto attenta. Il fatto che la campagna sia in parallelo alle elezioni amministrative chiede un di più, perché in primavera vanno a votare 10 milioni di persone nell'amministrativa. È un'occasione, bisogna fare attenzione che non diventi un ostacolo. Cioè io penso le forze politiche devono essere a disposizione e dire la loro tutto, ma con l'attenzione politico-culturale che non deve diventare il modo in cui la forza politica si appropria della campagna. Questo secondo me deve essere un impegno, e vi pregherei tutti, dialogare in forme tali che laddove ci sia un problema, laddove si ravvisi una questione, se ne discute, perché è bene questo mettere in piedi un meccanismo che funzioni da subito al meglio. Noi abbiamo bisogno di tenere assieme tutti e tutte coloro che sono disponibili a fare la battaglia, rafforzando le forze. Bravo.